Good morning Genova e ben ritrovati a Oltre la Palude. Insomma, come stare nel mondo e contribuire al riequilibrio della barca? Non è una cosa semplice essere enzima nella comunità. Non è una cosa semplice perché inserirsi nella dinamica tra persona e società, il luogo della nostra azione, dell'azione sociale, è una cosa complicata perché bisogna imparare a stare, imparare a saper essere e imparare anche a essere molto forti perché per evidenziare interrogativi contraddittori bisogna essere anche molto forti. Alcune linee fondamentali su cui muoversi. La prima, quella di oggi, è che l'azione sociale, si deve muovere attorno al paradigma della ricerca. Sì, un paradigma che pone l'operatore a cavallo di un muretto, come ben spiega Pieraldo Rovatti in questo bel libro, Le nostre oscillazioni, dell'Archivio Critico della Salute Mentale. Questo vuol dire accettare in qualche modo che la nostra prassi si muova sulla consapevolezza del dubbio, del non so. E attorno a queste alle oscillazioni che vengono fuori dai due estremi che noi interpretiamo, cioè il nostro ruolo, la nostra funzione e la nostra persona, insomma, quello che siamo. Ecco, questo è un approccio che tenta in qualche modo di costruire uno spazio di fiducia. Al contrario di quello che viene proposto spesso dallo spirito del tempo, dove ha fatto strada, si è fatta strada si è fatto strada un approccio deterministico, securitario, prestazionale, derivato senz'altro dall'organizzazione della produzione delle merci. È un approccio che ha rinunciato e rinuncia spesso alla relazione e che chiude le professioni. Le chiude nella loro autoreferenzialità. La conseguenza lo vediamo spesso, è aver chiuso i servizi sempre di più dentro l'accesso ai servizi, diciamo, per le persone, soprattutto quelle più fragili, quelle che non si comportano bene, diciamo, e aumentando quell'ansia del controllo e della sorveglianza che oggi è diventata veramente inquietante. Faccio un esempio. In questi anni quest'ansia ha fatto crescere anche nelle famiglie, per esempio, l'ansia di collocare videocamere di sorveglianza ovunque. Dai nidi alle RSA, da tutte le strutture che sì, questa mancanza di fiducia viene, diciamo, rammendata attraverso questa installazione. Ecco, una proposta secondo me inutile e soprattutto dannosa, come testimonia il docufilm del 2015, 87 ore di Costanza Quatrillo. Ecco. È un docufilm che racconta la morte del maestro Francesco Mastrogiovanni, una morte avvenuta in un reparto psichiatrico dell'ospedale di Vallo della Lucania. Una morte interamente ripresa da queste telecamere di sorveglianza. Telecamere che guardano dall'alto, allontanano, separano, escludono, annientando soprattutto che cosa? Il senso di responsabilità. Tant'è vero che questa morte, come viene, diciamo, documentata dal film, avviene, video sorvegliata. Insomma, diventare consapevoli di queste oscillazioni, riprendo il libro di Pieraldo Rovatti, vuol dire in qualche modo, e lui ce lo spiega bene, riconoscere la diversità, l'inaspettato, la follia come un valore presente in ognuno di noi, non nell'altro, non solo nell'altro, ma in ognuno di noi. È questa dimensione che ci permette di trasformare la struttura e le regole che ci guidano, cercando di giocare, tra virgolette, insieme agli altri, per poter uscire
da quei paradossi, da quei pasticci che queste strutture, queste norme, questi vincoli ci propongono continuamente. Negare questa possibilità vuol dire far morire l'umanità. Insomma, come faccio a continuare a prestare la mia opera come medico se vengo ucciso come uomo? Si chiedeva così Xin Fu dopo aver assistito alla conquista da parte del nemico della città, della sua città, in cui si trovava il suo ospedale. Ecco, in questo modo Franco Basaglia concludeva la maggioranza deviante. Insomma, accettare la rigida divisione del lavoro nella dimensione della cura e della vita immobilizza, chiude dentro ruoli precostituiti e magari più rassicuranti in un primo momento, perché ci illudono di essere i più normali tra i normali, ma incapaci e sempre più incapaci di generare nuovi percorsi. Immaginiamo. Progettiamo, possiamo.